Buonasera, benvenuti ad Ancora TG. Si aggravano di giorno in giorno le condizioni di Andrea Di Nucci, il ventenne spoletino detenuto nel carcere di Capanne. È quanto denuncia il Comitato 23 ottobre in un comunicato diramato questa mattina, con il quale torna a richiedere la liberazione di Di Nucci e Fabiani, l'altro spoletino accusato di associazione eversiva. Riteniamo che manchino sia i gravi indizi di colpevolezza, sia le esigenze cautelari, dicono il professor Cerqueti e l'avvocato Moroni, difensori di Di Nucci. Confidiamo, continuano i legali, che si ponga termine prontamente alla loro restrizione in carcere. Nessuna dichiarazione invece sulle condizioni di salute dello spoletino, che rimane in regime di isolamento da 67 giorni. Non ci sono gravi indizi, non c'è pericolo di fuga, dice l'avvocato Carmelo Parente. Non capisco perché si mantengano in carcere questi due ragazzi. Intanto il comitato sta organizzando un concerto di solidarietà che si terrà a Spoleto il 12 gennaio prossimo. Cambiamo argomento, monta la protesta dei cittadini di Spoleto come quelli di Strettura dopo l'ennesimo incidente verificatosi nella strada, nella tarda mattinata di oggi, nei pressi del valico della Somma. I nostri politici, dicono gli abitanti, anziché occuparsi della Tre Valli, ancora tutta da costruire, si occupino di questa strada che ormai quotidianamente è teatro di autentiche tragedie. A Spoleto serve questo collegamento con Terni, non con Acquasparta. E rimaniamo in tema automobilistico, anche se fortunatamente più leggero. Infatti la Mille Miglia passerà per Spoleto, è quanto annunciato da Alessandro Casali, titolare della MIT Comunicazione, che gestirà l'evento fino al 2012. Ho mantenuto la mia promessa, dice Casali. L'edizione 2008 prenderà il via da Brescia il 15 maggio per concludersi il 18. A Spoleto le 375 autovetture da sogno passeranno nel pomeriggio del 16 maggio. Anche Spoleto si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, tanti gli eventi che si terranno nelle varie piazze del centro storico. Il 1 gennaio, tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Nuovo, con inizio alle ore 17:30. Di scena quest'anno l'Orchestra Filarmonica di Stato della Romania, Banatul, giunta ieri in città e che ha cominciato subito le prove. Il ruolo di solista è affidato alla soprano Ida Maria Turri, che canterà arie tratte dalla Carmen di Bizet. Ed ora lo sport. Domenica prossima la Olio Molini Spoleto affronta alle ore 18 al Palarota la capolista Verona. Per oggi è tutto, io vi ricordo l'appuntamento di domani pomeriggio alle ore 14, sempre su Umbria TV, con il nostro format tutt'oggi.info, con i servizi migliori del 2007 e gli auguri da parte di personaggi illustri di Spoleto e di Foligno. Ancora TG tornerà il 2 gennaio, a nome mio e di tutta la redazione, un augurio per un sereno 2008. Buonasera. Thank you.